Non ne abbiamo parlato tanto e sarebbe argomento di tutta, molto discutibile, molto caldo di un'altra riflessione. Le democrazie moderne, rappresentative, sono messe in tensione dalle lacerazioni delle società multiculturali in cui ci troviamo a vivere, che ci piaccia o meno. Questo è un problema forte delle società contemporanee. Siamo abituati a pensare alla democrazia nel segno del pluralismo, quando il pluralismo assume colori di pelle diversa, religioni diverse, culture diverse, il quadro si complica e questo è un problema che mette, ripeto, in difficoltà le moderne democrazie rappresentative. Poi, ancora, ne abbiamo parlato, questo è il compagno scomodo delle democrazie moderne, le moderne democrazie rappresentative, senza arrivare alla democrazia diretta, sono minacciate sempre di più dalle spinte populistiche, demagogiche, che soprattutto nell'epoca della videopolitica, della telecrazia, no? In qualche modo mettono in tensione i sistemi, lo Stato di diritto, le democrazie cosiddette costituzionali. Questo è un altro elemento di profonda tensione a cui si lega molto strettamente il ragionamento sulla democrazia diretta. Infine ancora, le moderne democrazie, anche di questo abbiamo parlato abbondantemente, insieme alla sovranità degli Stati, sono assediate sempre di più dall'onnipotenza del denaro, dei mercati e della finanza internazionale, più in generale da una crisi radicale della politica, no, perché questo è un po' il problema di cui parlavamo stamattina, da una crisi radicale della politica come strumento di governo o almeno di regolazione della vita sociale, che è poi il grande tema, anche su questo naturalmente si può discutere, il grande tema di fronte a cui ci mettono i processi di globalizzazione, diciamo, no? Quindi il trionfo dell'economia sulla politica. Insomma, per dirla in una formula, le nostre moderne democrazie rappresentative non sembrano più essere all'altezza, io formulerei la cosa in questi termini, delle sfide del mondo globale. Così come a un certo punto della storia, diciamo così, del genere umano, delle società, così come la democrazia degli antichi, quella democrazia che si giocava sulla scala della polis, delle piccole comunità, non è più stata all'altezza dei problemi della democrazia nei moderni. No? Noi ci troviamo forse, come dire, a un terzo grande tempo, lo suggeriva già Robert Dahl nel 1989 in un libro, un bel libro che in italiano è stato pubblicato dagli editori riuniti, La democrazia e i suoi critici. Stiamo entrando in una terza fase, in un terzo stadio dopo quello della polis e quello dello Stato-nazione di sviluppo della democrazia, difficilmente governabile, insomma, che richiede un salto, come dire, di immaginazione. Ora, in questo quadro, ovviamente, di crisi radicale, Dopo una brevissima fase di euforia, penso al famoso saggetto di Fukuyama sulla fine della storia, che parlava della democrazia liberale come della forma finale di governo finalmente scoperta dagli uomini, dopo un piccolo momento di euforia a cui ha dato voce Huntington, un politologo molto noto, molto famoso, parlando di una terza ondata della democratizzazione, sono andate invece moltiplicandosi le diagnosi che i tedeschi chiamerebbero schwarzserisch, cioè che ci vedono nero, le diagnosi pessimistiche sullo stato della democrazia. E c'è, per citare un po' di letteratura, diciamo, su questo tema, c'è chi ha parlato, Colin Crouch, di post-democrazia, c'è chi ha parlato, Carlo Galli, diciamo, modenese, quindi, c'è chi ha parlato di disagio della democrazia, c'è chi, Massimo Salvadori, ha parlato di democrazie senza democrazia, c'è chi, professor Ciliberto, ha parlato di democrazie dispotiche, no? Che non sono soltanto un fenomeno, diciamo, nostro casereccio, un fenomeno di carattere generale. C'è chi ha parlato di democrazie senza demos,
C'è chi ha parlato di democrazia SPA, Sheldon Wall, in un bellissimo libro che è uscito nel 2008 negli Stati Uniti ed è stato pubblicato, credo, nel 2011 in italiano. Molti autori hanno riflettuto già da tempo sui nessi strutturali, un po' il tema su cui molte delle relazioni di oggi sono andate poi a cadere, sulle relazioni strutturali tra populismo e democrazia. Taggart, Menier, Sorel, Tarchi, Marco Tarchi, che ha raccontato la storia, diciamo così, del populismo in Italia, dall'uomo qualunque fino ai girotondi, adesso probabilmente ha molto materiale per aggiornarla, teorizzando l'idea che la demagogia e il populismo sia il compagno scomodo di strada delle moderne democrazie, cosa che mi sembra assolutamente ragionevole. Ci si è chiesti se la democrazia è una causa persa, è un libro di Mastropaolo interessante, pubblicato da Bollati Boringhieri. Addirittura ci si è chiesti se la democrazia sia davvero un bene, Ross Harrison ha scritto un libro intitolato così. Io credo che la stessa immagine della democrazia del pubblico, su cui ha insistito giustamente la professoressa Ventura, no, l'idea di Manin, no, l'ultima grande trasformazione del governo rappresentativo in questa direzione, sia ancora un'immagine abbastanza edificante, diciamo così, di come possano funzionare le moderne democrazie rappresentative. Noi probabilmente siamo oltre. E, così cito anche il nostro presidente di oggi, molto interessante per avere un catalogo, una rassegna molto ragionata, no, di questo stato di crisi profonda della democrazia, il libro sulla democrazia che ha pubblicato dal Mulino appunto Carlo Altini due o tre anni or sono, forse due anni fa. Ora, da queste analisi emerge il quadro di una duplice crisi della democrazia. E spesso quando noi parliamo di queste cose tendiamo a sovrapporre i due piani. È in crisi la democrazia come progetto, forse questo è stato un po' il tema di questa mattina, è in crisi la democrazia intesa come progetto di emancipazione, di miglioramento delle condizioni del demos inteso nel senso delle classi meno fortunate, meno abbienti, è in crisi la democrazia sociale, no? Soprattutto dopo, come dire, il fallimento del cosiddetto compromesso socialdemocratico che ha accompagnato la storia europea tra gli anni 50 e gli anni 80. Ma è in crisi anche, io questo vorrei sottolinearlo e ci tornerò poi più avanti, è in crisi anche quella concezione un po' meno esigente, un po' stilizzata della democrazia, che noi siamo soliti catalogare sotto l'etichetta della democrazia delle regole, della democrazia procedurale. È in crisi profonda, come vi dirò poi più avanti con un nuovo riferimento a Huntington. Dentro questa duplice crisi si inscrive una particolare attenzione viene dedicata dagli studiosi, anche qua vado veloce, alla crisi più specifica dei parlamenti, degli istituti di mediazione politica, dei parlamenti da un lato, dei partiti dall'altro lato. In verità, diciamo, a guardare le cose con occhi molto disincantati, i parlamenti sono in crisi da molto tempo. Sofia Ventura ha citato Max Weber, e quindi mi accende naturalmente, ha citato Max Weber che proprio in quel testo sulla politica come professione faceva vedere, oltre alle cose che lei ha citato, come l'avvento del suffragio universale e dunque l'avvento della cosiddetta democrazia dei partiti, perché le democrazie per Max Weber non possono che essere democrazie dei partiti, ha segnato la fine, già allora, dell'epoca d'oro del parlamentarismo moderno. Il parlamentarismo è un'istituzione reale in cui si discute, si parlamenta, nell'epoca dei notabili, quando il suffragio è ristretto, quando arriva la democrazia, il Parlamento entra in crisi, esplode, i luoghi della decisione politica stanno altrove, nelle segreterie dei partiti, cessa l'epoca d'oro del parlamentarismo moderno, diceva Max Weber. Quindi questa è una crisi che non ci stupisce, che abbiamo già studiato negli anni del primo dopoguerra, il corporatismo di cui ha parlato, per citare a caso Charles Mayer nel suo libro sulla rifondazione dell'Europa borghese, no? Dopo la prima guerra mondiale. E per quanto riguarda i partiti, ecco, qui bisogna distinguere perché
I partiti sono entrati in crisi, la crisi dei partiti è una crisi relativamente recente, anche se c'è questo, diciamo, qui era interessante la riflessione che abbiamo fatto con Alberto Burgio, quali partiti sono entrati in crisi, no? quelli all'americana, cioè quei partiti che puntano alla conquista del potere, oppure quelli ideologici e di classe, eccetera, ma comunque. Però attenzione, perché le critiche al sistema dei partiti, al modo in cui funzionano i partiti, risalgono all'origine stessa della nascita dei veri partiti politici di massa. Voglio dire, già Tocqueville non ne aveva una grande stima, parlava di grandi e di piccoli, cito Tocqueville perché so che è gettonatissimo, diciamo, e quindi... già Tocqueville non ne aveva una grande idea, anche se probabilmente non ha capito molto di quello che stava vedendo nell'America jacksoniana, diciamo così. Ma se voi leggete tre testi classici, diciamo così, di coloro che possono essere considerati i padri fondatori della teoria dei partiti politici moderni, trovate dei critici spietati della forma partito. E questi critici spietati sono Ostrogorsky, che nel 1902-1903 scrive questo importante libro che è stato anche tradotto in italiano, intitolato Democrazia e partiti politici, in cui appunto i partiti vengono disegnati come la Sodoma e Gomorra della politica, come luoghi di corruzione, di relazioni oligarchiche fra chi comanda e chi diciamo, fa politica in maniera più occasionale. Vi devo citare il libro di James Bryce, L'American Commonwealth, che risale a qualche anno prima, è una specie di democrazia in America aggiornata agli anni Ottanta, il libro esce nel 1888, che parla anche lui malissimo del sistema dei partiti americani, pur con una visione ottimistica che riciterò alla fine della democrazia americana dell'epoca. E poi c'è Michels che... purtroppo, però lì mi trattengo, giuro, c'è Michels che ha proprio individuato nei partiti, e in particolare nei partiti socialisti, la socialdemocrazia tedesca, fra 8 e 900, i luoghi in cui le dinamiche oligarchiche si sviluppano praticamente senza freno, dando la prova ultima, definitiva, del fatto che la legge ferrea dell'oligarchia sia una legge che vale per qualsiasi aggregato sociale. Sono tutti i primi studi sui partiti, sono tutti studi che mettono, in crisi che criticano fortemente quel modello. Segnalo che proprio in questi ultimi mesi sono usciti tre libri che infatti fanno molto riferimento a questi autori. È uscito un bel libro di Tutti discutibili, naturalmente, un bel libro di Ignazzi, Forza senza legittimità, è uscito dalla Terza, che parla della crisi dei partiti, pur in un orizzonte, come nell'orizzonte di una convinzione sulla necessità, dei partiti per il funzionamento della democrazia. C'è il libro, questo sì che sarebbe interessante da discutere ai nostri fini, di Revelli, Finale di partito, in cui si giudica ormai esaurita questa esperienza, tra l'altro partendo da Michels, e si propongono nuove forme, di organizzazione politica che non siano quelle che si cristallizzano appunto in partiti politici. E poi ancora il libro, questo è un carattere più di ricostruzione dell'idea e delle forme che i partiti hanno assunto, il libro di Damiano Palano, che è uscito nella collana curata da Carlo Galli, dal Mulino, che si intitola Partito e che proprio parte dall'antica Grecia per arrivare alla crisi contemporanea dei partiti. Sono tutti temi naturalmente di grande interesse per quello che ci riguarda. Ora, ed ecco, e qui chiudo il primo punto di questa mia relazione, a fronte di tutte queste diagnosi sulla crisi generale della democrazia, sulla crisi dei parlamenti, sulla crisi dei partiti, ci si è messi, ecco di che cosa stiamo discutendo, ci si è messi da più parti, non soltanto chi fa politica, ma anche gli studiosi, ci si è messi un po' alla ricerca di rimedi, come si può uscire da questa crisi. Ed è in questo contesto che hanno ripreso vigore, nella crisi generale, no, delle democrazie contemporanee, che hanno ripreso vigore, no, le retoriche vecchie e solo in parte nuove
della democrazia diretta, che si è riacceso, io mi permetto già di dare qualche giudizio, che sia, ma tanto qui siamo tutti d'accordo, non ho visto grillini, diciamo, in questa sala, che si è riacceso il virus, che per alcuni è vivificante, per altri è mortale, del direttismo. Questa è un'espressione che ha usato Sartori in un contesto estremamente polemico, nel suo libro intitolato Homo Videns, no? Televisione post-pensiero, in cui vede appunto in questa crescita della spinta del demos, no, al governo della cosa pubblica, un pericolo mortale, diciamo, per le democrazie contemporanee. Ora, detto questo, diciamo, chiarito il contesto, vorrei provare a indicare quali sono, diciamo, gli argomenti. Forse questo non l'abbiamo fatto oggi, forse perché è talmente scontato, non dovrei farlo neanche io, mi sento molto scolastico, però così ho provato a mettere, no, in fila alcuni elementi che stanno, gli elementi, credo, ritengo, essenziali, che stanno alla radice di questa tentazione ricorrente e un po' pericolosa che è la democrazia diretta. Quali sono gli elementi su cui si basa l'idea della democrazia diretta e soprattutto la sua fortuna? Tenete presente che naturalmente è molto difficile, come dire, oggi trovare un testo che in maniera significativa teorizzi. Sono andato a leggermi anche le cose di Siamo in guerra, di Beppe Grillo, e Casaleggio, ho provato a guardare, insomma, è difficile trovare, come dire, una riflessione sistematica su questo punto. Però, diciamo, i temi che si possono mettere insieme, secondo me, mal contati, sono così, otto, ma li indico molto velocemente, quindi non vi spaventate perché sono di immediata intuizione. Ecco, tenendo presente, attenzione, che di democrazia diretta si può parlare naturalmente a livelli molto diversi, c'è il discorso sulla democrazia diretta attraversa, come dire, cioè la possiamo partire appunto dall'antica Grecia, finire in Rousseau fino a un certo punto, ma non oso dirlo perché c'è il professor Burgio, possiamo passare attraverso le esperienze più radicali della rivoluzione inglese, quindi tornando indietro, possiamo citare, voglio dire, naturalmente il Marx della guerra civile in Francia, l'esperienza della Comune di Parigi, Stato e Rivoluzione di lei. Insomma, abbiamo un grandissimo materiale. E ci sono, cito anche La democrazia diretta di Renzi, che è un libro che io non avevo letto, l'ho letto per questa occasione, devo confessare questa mia, e l'ho trovato di straordinario interesse. Ed è, quella è una versione, come dire, moderata, diciamo così, della democrazia diretta. La democrazia diretta di Renzi e, come dire, l'inserzione nel corpo delle democrazie rappresentative di forti istituti di democrazia diretta, il referendum, e non è la democrazia diretta radicale appunto della Comune di Parigi o di cui parla Lenin in Stato e Rivoluzione. Tra l'altro, uno dei modelli di riferimento di Renzi è il Bryce, di cui parlavamo prima, no? Quando si parla della Repubblica Americana. Ma dicevo, Malcontati, ci saranno sicuramente delle cose fondamentali che mi sono sfuggite, gli argomenti su cui si fonda la retorica della democrazia diretta sono, a me sembra che siano fondamentalmente, otto. Il primo argomento, vado veloce, poi vi farò, cioè, vedremo come questi otto argomenti siano così un po' campati per aria, diciamolo male. Il primo argomento è quello della continuità. È abbastanza radicato, diciamo così, nel senso comune, ma non solo nel senso comune, anche l'ho trovato scritto in testi prodotti da nostri colleghi in anni recenti. C'è l'idea che, certo, dopo l'esperienza straordinaria della Grecia antica, ammesso che quell'esperienza sia mai esistita, ma diciamo così, dopo l'epitaffio di Pericle, raccontato, riportato da Tucidide, e ammesso che quell'epitaffio non abbia il significato, come dire, ironico che gli attribuisce Canfora, ma non credo. Dopo quell'esperienza, come dire, la democrazia si scompare, diciamo così, dall'orizzonte e riprende in qualche modo il suo cammino, ma debolmente, no, dopo la rivoluzione, con la rivoluzione francese, dopo la rivoluzione francese, quando nasce la democrazia dei moderni.
E l'idea abbastanza radicata è che la storia della democrazia sia la storia di un progressivo sostanzializzarsi della democrazia, no? Si allarga il suffragio poco per volta, prima agli uomini, poi alle donne, e insomma si va nella direzione di una democrazia, ecco, che attraverso questa continuità temporale acquista una sostanza sempre più forte, no? L'idea è che in questo senso ci sia, come dire, un progresso verso il meglio, è un'idea forte, diciamo, che sta alla base della democrazia diretta, che naturalmente costituirebbe il punto di arrivo, no, di questa vicenda sfortunata. Cito Giuseppe Schiavone, in un libro che è uscito ormai una quindicina di anni or sono, nella seconda metà degli anni 90, diceva: la democrazia diretta sul è intitolato La democrazia diretta. La democrazia diretta sul piano storico è l'inveramento della democrazia rappresentativa e la sua continuità. Ecco, questo è un argomento che molti di noi hanno in testa. Un secondo argomento è quello che io ho chiamato, diciamo, in maniera molto precaria, l'argomento della disponibilità. Cioè l'idea di tutti coloro che in qualche modo teorizzano la democrazia diretta, no, come valore positivo, è che ci sia una naturale propensione degli uomini moderni, scusate, ma che ci sia una naturale propensione degli uomini a, come dire, agire sul terreno della sfera pubblica, che la sfera pubblica sia il luogo, come dire, per eccellenza in cui gli individui realizzano, no, la propria esistenza, no? E che quindi la politica, l'interesse per la politica, la partecipazione sia, come dire, un dato naturale o quasi naturale della costituzione stessa dell'uomo, un'idea questa che verrà fatta a pezzi, come vi dirò dopo, da molti autorevolissimi esponenti, soprattutto del pensiero liberale. Il terzo argomento, questo molto complesso e molto spinoso, ma che non abbiamo affrontato oggi, è quello della competenza. È il tema della competenza, cioè l'idea della democrazia diretta presuppone l'idea che il cittadino delle nostre moderne democrazie possieda le risorse cognitive, le informazioni, le capacità per comprendere, appunto, oltre il proprio particolare orizzonte, le complessità della politica. Questo è un dato, come dire, che si dà per scontato, no, in qualsiasi teoria, appunto, in particolare nelle teorie della democrazia diretta. E che dunque vi sia, attenzione, anche da questo punto di vista, sul terreno della competenza, una sostanziale eguaglianza, almeno su questo punto particolare, tra gli uomini, tra i cittadini delle moderne democrazie. Manen, che è stato citato, quando parlava dell'antica Grecia, insisteva molto sul meccanismo del sorteggio, no? Come il sorteggio per le magistrature con cui si governava la polis democratica, no? Stava a indicare che cosa? La radicale eguaglianza tra i cittadini che sono capaci, certo con cariche brevi che ruotano, eccetera, ma sono capaci tutti, sono in grado cognitivamente di governare la polis o svolgere funzioni essenziali alla polis. Il quarto argomento, anch'esso cruciale, che c'è e non c'è, ma insomma, è che esista da qualche parte un interesse generale, un bene comune, che tiene insieme, al di là e al di sopra degli interessi particolari, una determinata comunità politica. Ogni idea di democrazia diretta ha un po' sullo sfondo questa convinzione profonda, no? Che ci sia un interesse generale, che in fondo, come dire, al di là degli interessi particolari che spesso sono malintesi, no? Esista, come dire, un bene comune della comunità politica, della polis, dello Stato, eccetera, a cui in qualche modo tendono, no, i meccanismi, e soltanto quelli della democrazia diretta. In Rousseau,
ma anche qui procedo con prudenza, la polemica virulenta contro i corpi intermedi, no? È appunto intesa in questo senso. In Marx, certo sto facendo un salto, diciamo, un salto mortale doppio, però in Marx c'è l'idea che la società, poi la società senza classe, è una società in cui scompare la politica come conflitto e la politica da dominio di una classe, così lo Stato da dominio di una classe su un'altra classe, diventa dell'uomo sull'uomo, diventa semplice amministrazione delle cose. Quindi l'idea di una società che prima o poi è in qualche modo tenuta insieme da un bene comune che da qualche parte in qualche modo si può individuare. Il quinto argomento è che esistano dei luoghi reali e virtuali, quinto argomento dei direttisti, il piccolo Stato, la rete, no? La rete con la R maiuscola, in cui un cittadino, il cittadino informato, interessato, possa effettivamente argomentare e deliberare in vista, no, di questo presunto interesse generale. Non c'è soltanto la capacità di individuarlo, ma c'è anche la possibilità da qualche parte, in qualche modo tecnicamente, di individuare, deliberare, discutere, no? Decidere appunto sull'interesse generale. Il sesto argomento, anche questo mi sembra interessante e ricorre sistematicamente, quasi sistematicamente nelle retoriche del direttismo, è che, fermo restando il principio dell'interesse generale, il cittadino sia chiamato a esprimersi e a deliberare, questa è una fissazione di cui stiamo parlando molto in questi ultimi mesi, sia chiamato a deliberare, a discutere, a deliberare su singole questioni, no? Su singoli problemi, non su visioni del mondo, singoli problemi presi uno per uno, no? Intorno ai quali possono, singole questioni intorno alle quali si possono formare schieramenti di opinione differenti. L'interesse generale può essere in qualche modo frammentato in tante piccole questioni. Pensate, Grillo, noi non siamo né di destra né di sinistra, come dire, un'idea è buona a prescindere dal fatto che possa essere catalogata in un modo o in un altro. Decidiamo su singole cose, non diamo la fiducia al governo perché noi diamo la fiducia soltanto là, no? Su singoli punti programmatici. Il settimo argomento che li tiene un po' tutti insieme e che porta, diciamo così, al punto di fa precipitare, diciamo, le conseguenze di tutto quello che si è detto, è che date tutte le precedenti condizioni, quindi la disponibilità, la competenza, l'interesse generale, singole questioni, eccetera, eccetera, sia possibile l'autogoverno diretto del popolo, no, che deve esercitarsi su singole questioni, senza la mediazione di capi, senza la mediazione di partiti, senza la mediazione di professionisti della politica, attraverso dei rappresentanti che in realtà sono dei delegati, che agiscono, no, con un preciso mandato imperativo, no? Che è un elemento che si trova, ad esempio, espresso in maniera molto chiara nella ricostruzione che Marx fa del funzionamento della Comune di Parigi e poi in quello che dice più avanti Lenin. I capi diventano sempre semplici portavoci. I partiti non hanno più ragione d'essere perché sono i cittadini che si auto-organizzano e lo fanno su singole questioni. I rappresentanti devono essere inchiodati, come dire, al mandato imperativo e dunque revocabili in ogni momento, che è un'altra cosa che stiamo sentendo in maniera sistematica, a fronte della volontà onnipotente del popolo deliberante. E quindi ogni intermediazione tra la volontà del popolo sovrano e l'esercizio del potere, perché la titolarità non è del potere stesso, non è sufficiente, è potenzialmente o addirittura per definizione un elemento inquinante della politica. Questa politica non professionale, e su questo poi riprenderò le tesi, facendo un ulteriore riferimento alle tesi di Max Weber, questa politica
non deve essere pagata. Questo è un altro elemento tipico, no? Che noi troviamo nelle grandi teorie della democrazia diretta. Questa politica dilettantesca che ognuno di noi potrebbe fare su singole questioni non deve essere pagata, o comunque deve essere pagata il salario di un operaio, cioè non è un'attività sacrale, diciamo così, che deve essere pagata come siamo abituati a vedere, diciamo, nelle nostre democrazie contemporanee. Infine, l'ottavo argomento, questo è già è talmente più che un'illusione, diciamo, è proprio un pericolo direttamente, lo dirò. L'ottavo argomento riguarda la separazione dei poteri. Tutti coloro che elaborano, come dire, modelli di riflessione ispirati in qualche modo al direttismo manifestano sempre una sensibilità molto scarsa per la separazione dei poteri, considerano il potere legislativo come il vero luogo, no, in cui si manifesta la volontà del popolo, e considerano il potere esecutivo come un semplice esecutore, un mero esecutore della volontà popolare. Questa è una cosa che troviamo per certi aspetti in Rousseau, che troviamo nella Comune, che troviamo, scusatemi la caduta, ma in Vito Crimi, che dice: noi non abbiamo bisogno del governo, facciamo le leggi, a cosa serve il governo? Poi si vede, voglio dire, poi quelli devono semplicemente eseguire, no? È sempre la stessa logica, cadono le barriere, la separazione dei poteri si, come dire, diventa porosa, fortemente porosa. Faccio notare da questo punto di vista che i sistemi presidenziali, visto che su questo tema ci siamo andati, i sistemi presidenziali hanno, come faceva ben notare Sartori, hanno un'idea, presuppongono un'idea di separazione dei poteri molto più forte, molto più rigida, non so se noi saremmo mai capaci di interpretarla in questo senso, ma molto più forte, molto più rigida di quello che hanno i sistemi parlamentari, si intende, i sistemi parlamentari che funzionano. Un premier britannico che abbia alle sue spalle, come dire, la maggioranza in Parlamento è un leader onnipotente, mentre Obama, come Clinton, come Bush, può sempre trovarsi, come dire, una Camera, un Congresso ostile che gli blocca praticamente qualsiasi possibilità di azione. Ma su questo non possiamo naturalmente entrare. Dicevo, tutti questi argomenti ricorrono nelle retoriche della democrazia diretta. Ora io vorrei, diciamo così, alla luce della tradizione del pensiero politico, soprattutto ovviamente ottocentesco, novecentesco, vorrei mostrare come ognuno di questi argomenti abbia delle debolezze, come dire, veramente molto forti, strutturali, che quasi fanno stupire, insomma, che la democrazia diretta possa essere ancora oggi proposta come un modello, come dire, davvero possibile, realistico di azione politica. Allora, innanzitutto l'illusione della continuità, no? Questa idea che la democrazia si vada sostanziando sempre di più, no? Che la storia della democrazia non possa che essere, sia pure con dei ritorni indietro, eccetera, la storia di una storia che ci porta dalla democrazia, diciamo così, procedurale, formale, alla vera democrazia, è un'idea che proprio non funziona, perché se noi guardiamo la storia della nostra democrazia, la storia della democrazia occidentale, molto dall'alto, molto, molto superficialmente, ecco, noi vediamo che quella storia è stata la storia di radicali discontinuità. La storia della democrazia è la storia di radicali discontinuità che sono andate esattamente nella direzione opposta della sostanzializzazione, diciamo così, della democrazia. La storia della democrazia è stata la storia di una progressiva espropriazione, questa è stata, progressiva espropriazione del potere di decidere, affidato al demos, del potere di decidere, condizionata da processi storici imponenti. Già il passaggio, voglio dire, nel passaggio dalla democrazia degli antichi alla democrazia dei moderni, come dire, ci siamo trovati con l'espropriazione del demos, quel demo composto da cittadini attivi a favore prima di coloro, come dire, i notabili, prima di coloro delle classi elevate che hanno accesso al voto e ai parlamenti, poi a favore dei professionisti della politica,
Poi gli stessi professionisti della politica, gli uomini di partito, sono poco per volta stati espropriati, arriviamo alla democrazia del pubblico, dai video leader, no? dai nuovi leader carismatici, populistici, che popolano un po' tutte le nostre democrazie. E quegli stessi leader a loro volta sono stati espropriati dalla grande finanza internazionale, dalla BCE, da strutture sovranazionali che certamente non sono irresistibili. So che Burgio non l'accetta questa cosa qua, prima o poi metteremo la catena, diciamo, intorno al loro collo, però di fatto sono forze che condizionano pesantemente il potere che i nostri governi, le persone che noi eleggiamo, hanno di decidere. Ecco, in una misura che è sconosciuta alle epoche passate. Ma dicevo, è stata la storia di una profonda discontinuità, non soltanto nel passaggio dalla democrazia degli antichi alla democrazia dei moderni. Qui Manin, la lezione di Manin è effettivamente di straordinario interesse, no? Letta attraverso la storia del passaggio dal sorteggio all'elezione. No, c'è proprio un salto radicale quando arriva la democrazia dei moderni, diciamo così, tra 7 e 800 o anche prima, dopo la gloriosa rivoluzione. E la stessa cosa accade in maniera paradossale quando si passa dall'epoca dei notabili, torno a Weber, all'epoca del suffragio ristretto, all'epoca del suffragio allargato, del suffragio universale, dei partiti politici di massa. Che cosa succede? Succede una cosa incredibile, che proprio mentre si allargano gli orizzonti della partecipazione, no? con l'allargamento del suffragio, prendono corpo quelle strutture oligarchiche, insuperabilmente oligarchiche, che sono i partiti politici, che sono dominati non più dai ceti eminenti di una volta, i notabili, ma da che cosa? Da professionisti della politica, funzionari, leader, cioè professionisti della politica, in un'epoca in cui la politica non può che essere una professione, in cui non esiste il non professionismo politico. Su questo punto tornerò più avanti. Quindi, dicevo, la storia della democrazia è una storia profondamente discontinua e che va nella direzione opposta a quella di una sostanzializzazione della democrazia stessa. Non so come si possa immaginare un percorso contrario. La disponibilità del cittadino a partecipare. Io credo che qui la conferenza di Constance sulla libertà degli antichi e dei moderni del 1819 sia altamente istruttiva, credo che questa sia un'esperienza anche, come dire, di senso comune. Constance diceva che mentre gli antichi in qualche modo si sentivano realizzati, realizzavano la propria esistenza nella sfera della vita pubblica, no? Al servizio della polis, nella possibilità di partecipare al governo della vita associata, i moderni si realizzano nella sfera privata. L'uomo moderno è un uomo, e Tocqueville porterà alle estreme conseguenze questa idea, no? I moderni sono egoisti, vivono interamente, diciamo, proiettati nella propria esistenza privata, e questo è uno dei grandi problemi delle democrazie, no? Che hanno a che fare con società di individui anonimi, egoisti, che non si riconoscono tra di loro, se non il famoso passo, no? Se non una piccola e ristrettissima cerchia di amici, di parenti, eccetera, eccetera. Quindi l'illusione, no? Che poi viene registrata dalla caduta delle iscrizioni ai partiti, dalla caduta addirittura della partecipazione alle elezioni, è un fatto, come dire, che constatiamo ormai da molto tempo. Anzi, ci dobbiamo preoccupare quando i livelli di partecipazione, data questa struttura della società moderna, cominciano a salire. Tra l'altro, non c'è soltanto che i moderni sono più interessati alla dimensione privata della loro esistenza piuttosto che a quella pubblica. I moderni devono anche lavorare, diciamo, per vivere, a differenza degli antichi, poter contare, come dire, sul sistema schiavile per poter dedicarsi quotidianamente. No, questo è il ragionamento che fa Constant, naturalmente, non la storiografia su questi temi dice anche delle cose diverse, ma insomma, questo è il modello argomentativo. Quindi, insomma, l'idea che i moderni siano disposti a partecipare
non regge, diciamo così, alla prova della teoria e in parte alla prova dei fatti. Sulla questione della competenza io non saprei neanche da dove iniziare, perché questo poi alla fine è il problema dei problemi, no? Quando, come dice, si teorizza di dare la voce al demos, la capacità di decidere, eccetera, eccetera, si va a toccare, come dire, un punto che soprattutto in una sede come questa di persone sapienti, diciamo così, apre una infinità di problemi. E qui, voglio dire, la letteratura, gli argomenti contro l'idea stessa che il popolo in quanto tale, il demos, abbia le competenze per comprendere la complessità della politica è debordante, voglio dire. Anche gli antichi, che notoriamente non amavano la democrazia, proprio per niente. Se voi leggete quel bellissimo, famoso, famosissimo, mi vergogno quasi a citarlo, il dialogo tripolitico che viene citato da Erodoto nelle storie, guardate come il famoso dialogo in cui ci si interroga su quale sia la migliore della forma di governo, la democrazia, l'aristocrazia o la monarchia, se prendete gli argomenti di Megabizzo, che è il sostenitore della, come dire, della forma di governo aristocratico contro la democrazia, come dire, dice già tutto, no? La massa è irruenta, non sa quello che fa, non conosce, voglio dire, è un tema che attraversa tutta la storia del pensiero politico, della filosofia politica antica, moderna e contemporanea. Ma pensate a che cosa dice Constant in questi temi: far votare coloro che non sanno significa aprire la strada a demagoghi di ogni sorta che poi acquisiranno, come dire, una onnipotenza, no? Perché parlano in nome del popolo. È un problema, come dire, con cui continuiamo a confrontarci. Pensate a Tocqueville, che idea ha, di nuovo, dell'opinione pubblica in democrazia. No? L'opinione pubblica democratica è un'opinione fatta di idee generali, è un'opinione di uomini mediocri che non... John Stuart Mill, ancora peggio. Ortega, ecco, un autore che è molto interessante leggere in questa prospettiva è Ortega, che nel 1930 scrive questo bellissimo saggio, stamattina tu parlavi di ribellione delle masse, in cui parla della iperdemocrazia. E dice, diciamo, la sua tesi è che le società funzionano bene se vengono guidate dagli uomini migliori, da coloro che per merito, per conoscenze, sanno governare la complessità della politica e dell'economia. Noi abbiamo ricevuto in eredità dall'Ottocento due beni preziosissimi e delicatissimi, lo Stato e il capitalismo. Questi beni, che noi amiamo rappresentarci come naturali, dati una volta per tutte, in realtà possono sfasciarsi da un momento all'altro. E cosa sta succedendo oggi? Oggi sta succedendo che, appunto, arriva l'iperdemocrazia e i capi, coloro che guidano le masse, sono della stessa sostanza delle masse stesse. Non c'è più una differenza qualitativa fra chi guida e chi è guidato, fra chi governa e chi è governato. E questo porterà la civiltà contemporanea dritta nel baratro. Ma Lippmann, che tra l'altro poi mette in campo il dispositivo, un dispositivo sociocratico, tecnocratico, sofocratico. Quando Lippmann parla dell'opinione pubblica come un insieme di pseudoambienti, noi abbiamo un'opinione, diciamo, salda che funziona sulle cose che cadono sotto la nostra esperienza, ma appena saltiamo al di là della nostra esperienza, come dire, non funziona più niente, perché leggiamo i giornali, ma in realtà leggiamo soltanto i titoli dei giornali e ci dedichiamo 2 minuti al giorno per leggere un giornale, se lo leggiamo. Leggiamo i giornali con i nostri pregiudizi, giornali che sono scritti da giornalisti che hanno i loro pregiudizi, insomma non sappiamo, l'opinione pubblica è una costruzione estremamente fragile, estremamente artificiale, che incide in maniera drammatica, questa è la tesi di Lippmann, sullo stato di salute delle democrazie. La democrazia non è altro che il governo dell'opinione pubblica, quindi tanto più è basso il livello dell'opinione pubblica, tanto peggio funzioneranno le democrazie. E da lì l'idea degli esperti, no? Che in qualche modo gli scienziati sociali devono, come dire, prendere i giornalisti, strizzarli un po', insomma. Dewey, anche Dewey ossessionato
come peraltro John Stuart Mill, dal problema dell'educazione. Le democrazie funzionano se, come dire, esiste la cultura democratica, se la gente, se il demos è istruito. E quindi il vero problema, il vero nodo è questo, educare alla democrazia. Prendete Sartori, Homo Videns, l'ho citato più volte, un libro un po' urticante, diciamo, scritto evidentemente in una fase di estremo nervosismo da Sartori, che voleva spaventare le mamme che mettono i bambini davanti alla televisione quando hanno 2 o 3 anni. E beh, Sartori, sempre diciamo sulla base del principio che le democrazie funzionano bene quando l'opinione pubblica funziona bene, quando l'opinione pubblica è matura, diceva: facciamo attenzione, perché i bambini che crescono allevati davanti alla televisione perdono la capacità di pensare per concetti, vivono in un mondo puramente sensibile, diventano orribili bestioni come quelli di cui parlava Vico, sono cittadini democratici immaturi. E tra l'altro, proprio nel momento in cui crolla verticalmente il demo sapere, quello che, no, la capacità di conoscere, di pensare dei moderni cittadini democratici, crescono le aspirazioni al direttismo, e questo rischia di creare un cortocircuito strepitoso. Insomma, su questo tema della competenza esiste una vastissima letteratura. L'illusione del bene comune, non so neanche se citare qualche cosa, vi ricordo che la storia dell'idea occidentale di politica, che è stata raccontata in maniera, a mio giudizio, molto, molto persuasiva da Volker Zellin, tradotto dal Marsilio, il volume Politica, che è una delle voci del grande dizionario, no, dei concetti. La storia dei concetti fa vedere come la politica, diciamo, a partire da una nozione, la politica come luogo in cui si realizza il bene comune, è diventata nel Novecento conflitto, amico-nemico. In mezzo c'è la tradizione liberale. Noi sappiamo da Machiavelli, voglio dire, che la politica funziona nella misura in cui è conflitto istituzionalizzato. Tutta la teoria liberale gravita attorno a questo tema. Da ultimo, ripeto, una carrellata di autori che spero evochino qualche cosa. Schumpeter, il capitolo 21esimo e il capitolo 22esimo di democrazia, socialismo, capitalismo, democrazia, è proprio dedicato a questo, a smontare l'idea attribuita a Rousseau, con buoni argomenti, l'idea che esista da qualche parte un bene comune. No? Che possa formarsi una volontà generale. Questa è metafisica, tra l'altro una metafisica anche pericolosa. Schumpeter scrive nel 1942 quel libro, quindi quando siamo in un clima, diciamo così, un po' pesante, monopartitismo, il nazismo, il comunismo, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'altra idea che è stata drasticamente smontata dalla letteratura politica degli ultimi 2 secoli. L'illusione del luogo deliberativo, insomma il fatto che si possa deliberare sulla pubblica piazza nelle piccole comunità, questo lo sapeva benissimo Rousseau, è una cosa che naturalmente non, dice, questo modello, l'agorà in cui decidiamo sulle singole questioni, non può certo funzionare sulla scala dello Stato-Nazione, ancor meno può funzionare sulla scala, come dire, di una presunta democrazia cosmopolitica, sulla scala della società globale, con ogni probabilità non può funzionare nemmeno sulla rete, c'è soltanto un delirio di post, di messaggi, di contromessaggi. Questo è un limite tecnico, diciamo così, a una democrazia deliberativa su vasta scala, cioè non su singole questioni, diciamo, molto locali, che è insuperabile. Infine, l'illusione della politica senza mediazioni. Ecco, qui di nuovo, secondo me la lezione di Max Weber è straordinaria. Cioè, quella conferenza che ha citato giustamente la Sofia Ventura è tutta indirizzata, io ormai me la rileggo una volta al mese, ogni volta, è tutta costruita intorno all'idea che la politica sia diventata e non possa che essere nel mondo contemporaneo una professione che si svolge a tempo pieno. E io non riesco a trovare un altro argomento così efficace contro la democrazia diretta come questo.
La democrazia, che ha a che fare con la costruzione del consenso, la raccolta del consenso di vaste masse di persone, a differenza di quello che accadeva, ad esempio, quando nel 1939 Tocqueville viene eletto, 1839 Tocqueville viene eletto parlamentare, che con 130 voti, voglio dire, un brindisi nel castello ed è fatta. La democrazia in cui si ha a che fare con milioni di persone disomogenee rispetto alla classe sociale di chi si candida, o comunque, diciamo, appartenenti a classi diverse, non c'è più quell'omogeneità che c'era nell'epoca, appunto, del primo liberalismo. La politica diventa necessariamente una professione. Ha bisogno di masse di persone, di funzionari che si mettono lì e lavorano dalla mattina alla sera, non soltanto quando ci sono le elezioni, per lavorare su quella cosa complicatissima che è il consenso popolare. Ci vogliono le sedi di partito, qualcuno che le tenga aperte, ci vogliono i giornali, ci vogliono persone che facciano propaganda, ci vuole qualcuno che procuri i soldi per fare tutto questo. Il professionismo politico, no, è una delle necessità, diciamo così, più strutturali della moderna democrazia, a meno che, ripeto, non torniamo a un livello di una piccola, piccolissima comunità che si autogoverna e che si autogestisce. Quindi pensare, ecco, che la mediazione, in questo caso dei partiti, possa essere in qualche modo aggirata dal cittadino incompetente, indisponibile o quantomeno disponibile in maniera intermittente, che non sa come funzionano le cose, ecco, è una enorme, gigantesca illusione. Io non riesco a immaginare la politica senza i partiti. Ci aveva pensato Ostrogorsky, che tra l'altro è stato studiato da Quagliariello, chissà che è stato lui che ha scritto questo bel libro sulla politica, intitolato La politica senza i partiti, e lui che ha curato democrazia e partiti politici. Questa idea, no, delle associazioni temporanee che si organizzano e poi spariscono di volta in volta su singole questioni, non può funzionare nella complessità, nell'orizzonte di complessità della politica moderna. Sulla separazione dei poteri non spendo nemmeno una parola, perché è talmente evidente che qua non siamo più nel campo dell'illusione, ma nel campo dei pericoli della democrazia diretta. Sui pericoli avevo segnato un po' di cose, ma ve ne dico solo una, cioè ribadisco quello che è stato detto da stamattina fino ad adesso, da tutti noi che siamo nemici della democrazia diretta, insomma, mi pare chiaro. Il direttismo produce fatalmente, sto chiudendo Carlo, produce fatalmente un rapporto, appunto, privo di mediazioni fra il leader e le masse. Questo è un dato, come dire, già di per sé caratteristico delle democrazie contemporanee, delle democrazie rappresentative contemporanee. Anche qui la lezione di Weber è straordinaria. Weber, che è stato accusato di aver, come dire, in qualche modo prefigurato Hitler, insomma, i grandi dittatori, in realtà stava dicendo una cosa molto semplice, che quando come dire, la politica si fa con le elezioni, è chiaro che le qualità demagogiche contano, e quindi qualsiasi partito che vuole vincere le elezioni, perché un partito che non le voglia vincere, noi forse uno lo conosciamo, sì. Ma diciamo, non è tanto per tutti i partiti vogliono vincere le elezioni, dunque si sottomettono a dei capi che abbiano una capacità di attirare il consenso di massa, come dire, molto, molto forte, no? Quindi ecco perché quell'elemento cesaristico plebiscitario è coessenziale all'esistenza stessa della democrazia. Ma certo, ma poi Weber non è che stesse pensando a Hitler, stava pensando a Gladstone, stava pensando a Jackson, stava pensando alle moderne elezioni di massa che si conquistano con la capacità demagogica, col dittatore del campo di battaglia elettorale, come è stato giustamente detto. Quindi questo è già un problema. E Weber lo pensava, cioè, per Weber questo non era tanto un problema, perché Weber era ossessionato dalla prospettiva dello Stato amministrativo, la prepotenza, l'onnipotenza degli apparati burocratici, quindi il capo carismatico gli serviva per bastonare un pochettino i funzionari politici che hanno anch'essi un potere immenso nella politica moderna. Però Weber, soprattutto in Parlamento e Governo, quindi nel 1918, quando non c'è stato ancora il crollo
dell'impero, ha un'immagine della politica come appunto sistema di pesi e contrappesi in cui c'è il capo carismatico che però è stato selezionato dentro in Parlamento, è tenuto a bada dalla burocrazia, c'è il monarca ereditario, cioè ci sono tutta una serie, c'è la struttura federale, sia pur debole, dello Stato, ci sono tutta una serie di pesi e contrappesi che fanno in quel contesto del capo carismatico un elemento non solo fisiologico ma anche, come dire, di pregio, diciamo così, delle democrazie moderne. Poi certo cade l'impero, Weber si sbilancia nel senso del presidenzialismo, cambiano un po' di equilibri, lui continua a fare questo stesso ragionamento. Però il punto è questo, il capo carismatico che nasce sul terreno dell'elezione di massa, nello schema weberiano è tenuto comunque a bada dal partito di cui fa parte e là dentro si deve scontrare con i funzionari, con gli altri candidati leader, eccetera, eccetera, e dal Parlamento. Se noi togliamo il partito e il Parlamento, cioè se noi diciamo che qualsiasi gli istituti della mediazione politica, i parlamenti e i partiti, sono cose che non funzionano, vogliamo la autogovernare, rimane il rapporto diretto tra il leader e le masse. E le masse senza la mediazione di una qualche struttura, come dire, stabile, che attraverso congressi, attraverso procedure produca la leadership, il rapporto diretto tra il leader e le masse produce quello, avete presente il Leviatano di Hobbes, tante faccine, no, che compongono la faccia del sovrano, quando il rapporto tra i singoli individui e il potere non conosce corpi intermedi, organizzazioni intermedie, procedure, regole, è un rapporto, come dire, pericoloso. Ed è quello che succede appunto in una democrazia diretta, secondo me, completamente male intesa. Mi fermerei qua perché sennò... Grazie. No.